Lui cammina con tutta calma, quando sta qui c'è l'esplosione, quindi lui fa così. No? Alors mon personnage s'appelle Étienne, il est français, activiste, Black Bloc, très engagé politiquement. Il est au G8 de Gênes, parce qu'il croit sincèrement qu'on peut changer le monde. Il y croit sincèrement et le seul moyen d'expression qu'il a, c'est la violence. Il personaggio si chiama Max Flamini ed è il comandante del settimo nucleo, che è questo reparto speciale formato apposta per Genova. Arriva a Genova per fare il suo lavoro, che è quello di contenere la piazza. Allora? Noi non carichiamo. Preparati lacrimogeni! Gas! Dobbiamo stare sul posto. Cosa stiamo a fare qui di fronte ai computer, che poi rischiamo di dire tutte le stesse cose alla fine, no? Il personaggio che interpreto voleva raccontare quello che stava accadendo. Ha discusso al giornale perché voleva andare per conto suo e abbiamo immaginato questo percorso, no? Che era diverso da tutti gli altri perché avrebbe raccontato le cose da un altro punto di vista. La narrazione ruota intorno a un evento apparentemente marginale, che è quello del passaggio di una colonna di auto della polizia, detto pattuglione, sotto la scuola Diaz. Questo passaggio ha causato l'incidente che poi ha dato il via all'irruzione. Lì è nata la scintilla che poi ha fatto esplodere l'incendio. Siamo dovuti scappare, ci hanno lanciato di tutto, gridavano 4, sono solo 4. E anche assassini, assassini. Vabbè, grazie. Vi facciamo sapere noi. Ottimo. Allora interveniamo. Io l'ho già detto a Donati, adesso lo ripeto pure a voi. Io i miei non li tengo più. Noi abbiamo ricostruito a Bucarest, su un grande piazzale, un intero quartiere di Genova, che è quello che ruota intorno alla via Battisti, dove sono presenti la scuola Diaz e la scuola Pascoli, una di fronte all'altra. Francesco Scaroni è uno dei capisquadra del settimo nucleo. Sembrerebbe un poliziotto molto rude, in realtà è uno che è attento e ci tiene ai propri uomini e probabilmente vive una situazione di sofferenza il momento che si accorge che proprio i suoi uomini gli sfuggono di mano. La cosa interessante del film, della sceneggiatura, è che tutti questi eventi sono esaminati, visti, vissuti, quindi empatizzati o meno da tantissimi punti di vista. Abbiamo cercato di tirare fuori l'umanità vera di quello che è successo lì. Black Block. Noi diamo l'ordine. Andiamo, voi date l'ordine e andiamo. E dove tu vai per primo? Standing by, guys, ready! Azione! Non sei un giornalista, tu sei un Black Bloc, non hai kill Black Bloc. I'm not resisting this. Dobbiamo fare in modo tale che lui salga sopra a qualcosa, che si alzi. Okay. Per la storia io ho dalla Diaz, c'ho questo qui che fa così. Fa così. Okay. Diaz è un action movie, è anche un po' un film di guerra, dove gli scontri, le colluttazioni sono talmente tanti che hanno avuto bisogno di un lavoro di stunt molto molto significativo.
Abbiamo fatto degli addestramenti per ricevere i colpi, no? Per cui delle prove quasi come fossero coreografie di danza. Il lavoro fatto con gli stunt è stato fatto innanzitutto di preparazione, perché sapevo che sarebbe stato un film duro, e in effetti è stato il film credo più difficile che abbia mai fatto da un punto di vista fisico, proprio di fatica fisica. Lei proprio dall'alto, così la guardi con i denti rotti, tutto distrutto. Fermi questo. Cazzo, basta, fermatevi. Basta, fermatevi, basta. No violenza! Appena sfonda la porta verde, tu vai. No violenza! Passare il giornalista. Si potrebbe sapere il perché del blitz? C'è stata una canita vedistenza nella scuola che veniva usata come una specie di ospedale. Che cosa vuol dire che era un ospedale? C'erano molti manifestanti con ferite preghesse. La violenza rappresentata nel film è una violenza originaria che però è legata ad una istituzione, perché la polizia è entrata dentro la Diaz ma non ha chiesto documenti a nessuno, ha spazzato via le persone che si trovava di fronte. Il senso profondo di questa vicenda che racconto è legato proprio al livello di violenza che si è scatenato dentro questi luoghi, che noi dobbiamo guardare in faccia. Succede nella scena di Bolzaneto è ancora peggio di quello che accade nella Diaz, secondo me. A Bolzaneto si stanno svolgendo delle torture. Viene messa qui, al centro. Il medico, anziché fisicarla, la molesta. Ok,